Divertente questa sabbia, mamma! Sono contenta, tesoro! La prendo col cucchiaio! Gnam! No, non farlo! Metti giù il cucchiaio! Questa non si mangia, tesoro! Anche se... la mamma ha un'idea! Avrei dovuto pensarci prima! Questi biscotti nel frullatore! E ora lo avvio! I biscotti si sbriciolano tutti, bene così! Poi metto le briciole su questo vassoio! Tesoro, guarda cosa ho! Oh, altra sabbia! E questa puoi mangiarla! Grazie, mamma! Cos'è? Carino questo disegno! È adorabile, tesoro! Guarda, mamma, i fiori! E il sole! E il cielo! Quanto è brava! La mia piccola Picasso! Sono contenta di avere una figlia così adorabile! Oh! Che è successo? La camera è un disastro! Buono! Adoro disegnare! Tesoro, ne abbiamo già parlato! Dai il pastello a mamma! Dobbiamo parlare! Non ti fa bene ai denti né allo stomaco! Guardati! Sono un dipinto! Ho bisogno di una vacanza! Oppure posso provare qualcos'altro! Prendi una ciotola di pepite di cioccolato e sciogliele! Aspira con una siringa! Un altro po'? Così dovrebbe andar bene! Poi inserisci la cioccolata sciolta in una cannuccia! Quando è finito, metti le cannucce in frigo! Quando si sono asciugate, togli la cannuccia! E ora diventiamo creative! Usa un temperino per fare la punta alla fine! Assicurati che il temperino sia pulito! Dopodiché, metti un involucro da pastello attorno alla cioccolata, pastello commestibile e sicuro! Ripeti anche con altri colori! Ciao tesoro, mamma ha dei pastelli nuovi di zecca! Wow, che odorino di cioccolata! È cioccolata! Molto meglio! Devo pulire! Di nuovo! E ora un bel bicchiere di latte! Il latte viene dalle mucche, mamma! Lo so, tesoro! Guarda, mamma! Ho finito! Muu! Si chiama Daisy, mamma! È la mia migliore amica! Che bella che è! Dobbiamo appenderla da qualche parte e non dimenticare di bere il latte! Latte? Beh! Non lo voglio! Oh no, ci risiamo! Oh, queste penne mi hanno fatto venire in mente un'idea! Questo dovrebbe funzionare! Prendo un guanto di lattice e faccio dei buchi sulle dita! Poi uso una penna nera per disegnarci sopra una fantasia! Divertente! Ecco qua, sembra una mucca! E ora metto il latte nel guanto! Lo riempio tutto! Dovrebbe funzionare! Ecco qua! Per me! Sto mungendo una mucca! Sta uscendo il latte, mamma! Ho riempito il bicchiere! Che sete! Che buono! Ah, non ci posso credere! Ha funzionato! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Fatti sistemare il cerchietto, tesoro! Molto meglio! La cravatta sta a posto! Ottimo lavoro! Buon compleanno! Ti abbiamo preso un regalo! Molto divertente! Yeee! E ho degli snack! Ecco, servitevi, ragazze! Oh, danni! Grazie, papà! Ok, e ora, ragazze, cercate di non fare un disastro! Grazie per avermi invitata! Che buona questa cioccolata! Oh no, ci sarà qualcosa che posso fare! Volevo solo divertirmi! Nessuno pensa ai sentimenti dei papà! Non mi piace! Volete fare un bel gioco? Yeah! Ok, ci siamo! Ho fatto centro! Pazzesco! Ho segnato! Un'altra idea geniale di papà! Come mi diverto! Mi sento uno schifo! Odio stare male! Almeno ho gli orsetti! Ehi, come sta la mia bambina? Non bene! Ok, tesoro, ti servono le medicine! Con questo ti sentirai meglio! Apri bene! No! Non voglio! Fa schifo! Ok, allora proviamo queste pasticche! Saranno più facili da ingoiare! Tieni! No!
non le voglio! Beh, ci ho provato! Aspetta un attimo! Amo gli orsetti gommosi! Credo di sapere come farle prendere le medicine! Fai un taglietto dietro all'orsetto, poi mettici dentro la pasticca, spingila bene dentro, così non si vede! Poi rimetti l'orsetto nella ciotola! Ti ho preso altre caramelle! Grazie, mamma! Queste sono meglio delle medicine! Che buone! Mangiale tutte, tesoro! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Ecco qua! Ho finito di appendere la decorazione con palloncini! Ok, do un'occhiata al frigo, vediamo! Mi pare di essermi lasciata un passo speciale! Ah, eccolo! Per fortuna ci ho messo un'etichetta! E ora una candelina! Buon compleanno, Annie! Cos'è? Che succede? Una festa a sorpresa solo per me! Certo, buon compleanno! E ora esprimi un desiderio! Sì, non vedo l'ora di mangiare il cavolo del mio compleanno! Stacco una foglia, ecco qui! Buonissimo, è fresco! Ne voglio ancora! Buon compleanno, tesoro, sono contenta, ti piace il tuo cavolo! Oh, e per me? Puoi darmene un po'? Wow! Guarda cosa c'è al centro del cavolo! Una caramella tutta per me, il compleanno più bello del mondo! È all'arancia! So che è il tuo gusto preferito! Sì, è vero, ma la cosa più bella è condividerla con te! E l'ultima decorazione è fatta! Vediamo, non lo so, le piacerà? Buon compleanno, Emma! Ecco la tua torta! Che cosa? Non mi piace questa torta, non è affatto quella che volevo! No, puoi farne una migliore! Vediamo cosa posso fare. Forse posso semplicemente metterci sopra qualche decorazione. Ecco, fatto, è venuta benissimo. È totalmente diversa, spero le piaccia. Un cupcake sulla mia torta, lo adoro! Aia, il mio dente! Mamma, perché mi hai fatto questo? Oddio! No! Ci sarà qualcos'altro che possiamo fare. Oh, giusto, lei adora la frutta fresca. Sicuramente c'è qualcosa che puoi fare con questa frutta. Sì, certo, dopotutto sono un pasticcere e lavoro spesso con la frutta. Ecco, questi tagliabiscotti mi daranno una mano. Li userò sulle fette di frutta. Aggiungeranno un tocco in più. Chi vuole della frutta noiosa quando si possono avere stelle e fiori? Ora che sono ben tagliati è il momento di decorare la torta. Per fortuna sulla torta c'è abbastanza spazio per tutte le fette di frutta. E la torta è pronta. Ecco, che te ne pare? Bravo, è un vero e proprio capolavoro! Buon compleanno, Emma! Ecco la tua torta! Oh wow, amo le torte e la frutta fresca! È buonissima! Beh, sono il meglio per la mia amata festeggiata! Buon compleanno! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Ah, quanto mi annoio! Attenzione, è importante, Sunny? Sì, sì, certo! Tutti i giorni così! Che succede? Oh, giusto! Beh, alla fine non è così male! Tenere la postura corretta è importante, almeno non capita solo a me! Anche se in effetti è un po' umiliante! Cerco di concentrarmi! Ma non è giusto! Mamma? Che c'è? Guarda questo, posso averlo, ti prego! Ah, sì, certo! Wow! Davvero, che bello! Tieni per te! Grazie, mamma! Cosa? Una sfera con la neve! Ma che dovrei farci? Che c'è, non ti piace? Io volevo questo! Perché la mamma mi tratta così? Ma io non mi arrendo. Devo solo riuscire a convincerla. La tenacia è tutto nella vita. Devo mangiare più fibre. Oh, posso aiutarti? Tu vuoi questo. E io questo. Stai scherzando? Va bene, così mi lascerai in pace. Wow, questo negozio è favoloso. Oh, devo essere professionale. Salve, vorremmo questo. Mia figlia continua ad insistere. La prego, mi dica che l'avete. Certo che lo abbiamo, eccolo. Davvero? Wow! Ed è anche scontato! Questa sì che è fortuna! No, non può essere! Che succede? Oh no, il giocattolo!
Mi spiace, era l'ultimo. Non bisogna mai perdere tempo. Ritenti la prossima volta. No, lei non capisce, mi serve. Devo escogitare qualcosa. Forse posso usare del cartoncino. So cosa fare. Unirò dei pezzi di cartone così. Voglio costruire una scatola. I dolcetti rotoleranno giù da questo foro. Aggiungo anche delle parti di legno sui lati. Ritagliamo e incolliamo insieme gli strati di cartone. Metto un altro bastoncino qui in alto e poi degli elastici da ciascun lato. A posto, può andare nella scatola. Questo andrà proprio sulla sezione col foro. Tiro gli elastici sopra i bastoncini verticali anche dall'altra parte. E adesso inserisco la caramella. Premendo qui il dolcetto uscirà dritto dal buco. Adesso lavoro un po' sulla sezione in alto, deve essere inclinata, così posso inserire il pannello frontale. Metto questo cubo di vetro sulla scatola e poi un coperchio che riempirò di dolcetti. Sono i preferiti di Sunny. Metto anche una faccia per un tocco di simpatia. Funziona! Che ne pensi, Sunny? Wow, è un distributore di dolcetti! Premi il naso e guarda che succede! Che bello! Ne voglio ancora! Lasciane qualcuno anche a me. Non te lo posso promettere. Ah, mamma? Che c'è adesso? Guarda questo, lo voglio. Ma... Oh, che pazienza. È in ritardo con i pagamenti. Oh, aspetti, forse ho qualche soldo. Accetta un po' di spago. Scusi, è tutto quello che ho, gnegne. No, basta, la sfratto oggi stesso. Mi prende anche in giro. Deve trovarsi un altro posto dove vivere. Non dovrebbe essere difficile da vendere. Adoro il mio lavoro, mi piace la gente, si capisce. Non ricordo queste decorazioni. Che è successo qui? Casa nostra è in vendita. Ma come, ci hanno sfrattate? Che sta succedendo? Non è possibile! Oh, quanto ciarpame abbiamo! Oh, ok, sotto a chi tocca. Mamma, che succede? Oh, hai visto, sì. Dobbiamo traslocare. Ma è un incubo! Aspetta, so cosa fare! Ci basteranno queste scatole. Ne metto una proprio qui. E prendo la pistola per colla. Copro la parte superiore della scatola e poi ce ne incollo sopra una seconda. Poi posso poggiare tutto sul lato e metterò sopra altre scatole. Ora mi serve questo tubo di cartone. Metto la colla lungo il lato della scatola, così dovrebbe bastare. Premo il tubo contro gli scatoloni. Ma manca qualcosa. Ecco qui, questo sarà il tetto. Calza a pennello. E adesso le decorazioni. Il segreto di ogni cosa è nei piccoli dettagli. Decoro anche il tetto. Ho fatto questo limone con il cartone. Bello, eh? Aggiungo anche qualche pompon. Daranno un'aria sbarazzina. Voglio che sia tutto colorato. E adesso il tocco finale. Ecco il mio banchetto per le limonate. Quasi dimenticavo, accidenti. La limonata. E credo che sia tutto. Sono davvero fiera di me. Ora posso tagliare il nastro. Il mio banchetto è aperto al pubblico. Se solo ci fossero clienti. Oh, che caldo che fa! Ciao, posso averne una? Mi ci voleva proprio. Che bello essere uscite. Wow! Una limonata ci vuole! Ne vorremmo due, grazie. Tieni, tieni i miei soldi. Via, via da qui! Dai qua, dai qua! Ok! Wow, yay. Sono ricca! Mamma, guarda, ho fatto un sacco di soldi! Non c'era bisogno di rapinare una banca, tesoro! Oh, accidenti! Ma no, ti faccio vedere! Vedi? Vendo limonate! Wow, sono orgogliosa di te, sei fantastica! Aspetta, mi sa che hai clienti! Calma, calma, ce n'è per tutti! Sarà una giornata indaffarata, a chi tocca? Ok, attenzione, chi sa rispondere a queste domande? Io? Forse Sunny? Sì, speravo chiamasse me! Oh, com'è alto! Ecco il gesso, comincia! Non la deluderò, prof! Lo spero bene! Fin qui tutto bene! Non male! Ho finito! Ma che ha scritto? Prof!
Mi prendi in giro? Insomma, non capisco. Non c'è altra spiegazione. Allora, come sono andata? Fa un po' vedere, insomma, interessante. Non so cosa dire. Credevo che la risposta fosse 4. E di questo che mi dici? Che ha che non va? È un 5. Proprio non so cosa dire. Come posso rimediare? Ci sono! Mi serve un lungo pezzo di cartoncino. Poi ci scrivo sopra i numeri così. Ecco! Poi li ritaglio e li decoro con queste perline. Così è tutto bello colorato, quello che mi serve. Quasi fosse uno stencil con i numeri, vedi? Wow, che carino! E che bella idea! Ecco a te, prova così. Lo metto contro la lavagna e uso gli stencil per scrivere i numeri. Così è molto più facile. Se solo l'avessi avuto prima. Sapevo che avrebbe funzionato. Ho finito. Ottimo lavoro, Sunny. Ti meriti il massimo dei voti. Sono fiera di te. Wow, davvero? Wow! Ho fatto una bella scorta di dolci. Credo di aver preso proprio tutto. Ups, ok, lo prenderò dopo. Devo metterli tutti giù adesso. E questo mi sembra il posto giusto. Ah, qui non va bene. Devo trovare un altro posto, fammi pensare. Deve esserci un posto dove poggiare questa roba. Non saprei proprio dove. E adesso come faccio? Ci sono, metto tutto sul letto. Fai tu la guardia, orsetto. Quale mangio per primo? Le patatine sono sempre ottime. Sono un tale disastro. Vabbè, nessuno se ne accorgerà. Non è un gran problema. Ehi, ma cos'è stato? Jen, che stai combinando lì? Guarda che disastro. Ah, che bontà. Devo metterlo giù. E questo sembra il posto giusto. No, non è il posto giusto. Attenzione! Preso. Per un pelo. Oh? E adesso che fai? No! Smettila di sporcare tutto, ci abito anche io qui. Aspetta, forse ho un'idea. Taglio un cerchio da un pezzo di cartoncino e poi lo avvolgo in un foglio di alluminio. Che bello questo colore! Piego le estremità e leggo un nastro tutto intorno. Sembra una caramella gigante! Mi sta facendo venire fame, ma non ho finito. Mi serve anche questo vaso. Grazie! Perfetto! Metto il dolcetto gigante qui sopra e adesso abbiamo un tavolo. Che carina! Scherzo, sono solo io. Jen, guarda un po' qui. Oh? Oh, e quello che cos'è? Potremmo poggiarci gli snack? Wow, fantastico! Dai, abbuffiamoci. Per pranzo, ok? Ci vediamo dopo, ciao! Dov'è la mia borsa? Attacco il cartello proprio qui. Bene, apriamo. Oh, un cliente! Ehi, mamma! Eh? Oh, ciao, Chloe! Benvenuta nel mio negozio! Vedi qualcosa che ti piace? Non ho tempo per questo. $38 col cavolo! Non importa, ne ho molti altri. Cos'è quello? Un fenicottero carino. È allettante, ma no, tesoro. Sto cercando la mia borsa. Ho proprio quello che fa per te. È arrivata oggi. La mia borsa! Passamela, dai! Ti costerà. Non ho soldi, mi dispiace. Beh, allora niente. Prima i soldi. Ma... va bene, starò al gioco. Aspetta lì. Devo solo prendere una cosa. Come luccica! Non ci provare, mamma. Accetto solo contanti. Vado di fretta, Chloe. Che faccio adesso? Aspetta, ho un'idea. Sì, penso che funzionerà. Avrò bisogno di guanti e una scatola. Torno subito. Inizio tagliando la scatola in sezioni. Mi servirà anche la pistola per colla. Passo una sottile linea di colla su questo pezzo. Così dovrebbe bastare. Poi lo attacco al rettangolo grande e mi assicuro che sia fissato. Poi farò lo stesso con il resto. Le estremità hanno delle piccole fessure. Ora mi serve una striscia di carta. La arrotolo. Bella stretta. Ma non fino alla fine. La faccio passare in una delle fessure. Sembra stia funzionando. Incollo il bordo di questo quadrato di cartone. Meno male che ho messo i guanti. Lo attacco in cima alla scatola. È leggermente più piccolo, ma era tutto calcolato. Ora l'ultimo pezzo.
sto incollando solo tre lati. Questo lo metto in posizione angolata, sono soddisfatta. Ora è il momento di decorarlo. Applico della colla intorno ai lati, poi rivesto il tutto con del panno nero. Non voglio pieghe. Ne lascio un po' per la sezione posteriore. Poi posso aggiungere il cartoncino bianco, che sarà il display e la tastiera. Metto i numeri ben distanziati. Avrò bisogno di una carta di credito, meno male l'ha accettata. Lo scontrino esce dalla parte superiore, spero che a Chloe piaccia. Scopriamolo! Ora accetti le carte di credito? Wow, è davvero fantastico! Ogni negozio ha bisogno di un POS. La mia attività sta crescendo. Posso comprare la borsa adesso? Eh? Oh, certo! Speravo che lo dicessi. Inserisco la carta qui dentro e vendita completata. È un piacere fare affari con te. Ecco qua. Finalmente ora posso andare. Che cos'era? Com'è finita lì? Oh, mi prendi in giro. Ehi, cosa dovrei fare adesso? Domanda e offerta, mamma. Fuori i soldi. Vrum, vrum. Screech, bibi. C'è mancato poco. Levatevi, devo passare! Niente può fermarmi! Sha-la-la-la, puliamo un po'! Mi sento così viva! C'è forse di meglio? Shubidu! Aspetta un attimo! Sì, vai col gas! Vroom! Più veloce, più veloce! Ma cos'è tutto questo disordine? Ah? Non aspira più! Che gli è preso? Non capisco, non funziona! È così strano! Com'è successo? Oh, avrei dovuto immaginarlo! Ehi mamma, andiamo! Sul serio, Chloe? Sto cercando di pulire! Questo va nella spazzatura! Uffa, mi rovini sempre il divertimento! Ripensandoci! È così ingiusto! Aspetta, perché mi guardi così? Ho un'idea! Taglio delle sezioni dalla scatola della pizza. Poi prendo la pistola per la colla. Inizio da questo pezzo. Metto della colla lungo il bordo, così. Ora posso attaccarlo a questo grande rettangolo. Faccio lo stesso dall'altro lato. Ho preso una lunga striscia di cartone che posso piegare e modellare. Uso la colla per tenerla in posizione. Bene, passiamo oltre. Ho fatto un buco in questo tappo. Ci faccio passare attraverso due cannucce. Devono entrarci a malapena. Non voglio che si allenti. Quindi uso la colla per fissare il tutto, tutto intorno all'esterno del tappo. Ho praticato un piccolo foro sulla parte superiore del cartone e ci faccio passare le cannucce, che dovranno sbucare da qui. Poi mi serviranno altri tappi. Inserisco uno stecchino in una cannuccia, che deve essere più corta. I tappi andranno applicati a entrambe le estremità. Poi incollo tutto in posizione. Proviamo! Wow, guarda come va! Li fisso al lato inferiore della macchina e ora passiamo ai ritocchi finali, come le luci e i finestrini. Infilo un palloncino sul tappo e lo gonfio. Bene, è ora di fare un giro di prova. Attenzione! Ma che cos'è? Wow, è fantastica! Sapevo che ti sarebbe piaciuta! Grazie, mamma! E di che, tesoro? Non vedo l'ora di provarla! Penso che sia pronta! Accendete i motori! Wow, mi piace! È così veloce! Oh no, oh no! Si schianterà! Ups, scusa mamma! Spero che tu abbia l'assicurazione! Avrei dovuto pensarci prima! Facciamolo! Vai! È così eccitante! No, sto per perdere! Continua così, mamma! Essere genitori è difficile, lo sappiamo bene, ma siamo qui per aiutarvi. Abbiamo alcuni trucchi incredibili per rendervi la vita più facile, non ci ringraziate? Siamo qui per questo. Adoro questa tonalità di fard. Oh, qualcuno mi sta chiamando. Meglio che risponda. Pronto? Oh, ehi! Davvero, non ci credo! Pa, pa, pa. Oh, la mamma è al telefono! Voglio farlo anch'io! Non mi dire! Dovevi esserci, guarda! Ok, ci aggiorniamo dopo! Oh, addio! Sono proprio un'adulta, ma ho bisogno di un vero telefono! Non dovrei, ma non resisto! Il crimine perfetto! Ehi, tesorino mio! Beccata! Ritirata, ritirata! Non mi arrendo! Devo fare piano! Oh, un po' di cipri anche a te, Annie! Solletichino! Carino, mamma! Ok, questa volta è quella buona!
Oh, mi stai abbracciando? Che dolce! Vieni dalla mamma! Sì, è esattamente quello che stavo facendo! La cosa si sta facendo ridicola! La mamma deve prepararsi! Non prenderò mai quel telefono! Bene, ci sono quasi, ora i guanti! È la mia chance! Devo essere veloce! Dovremmo proprio andare a pranzo? Eccoli qui, sono così morbidi! Per me va benissimo! Ups! Ellie! No! Ti salverò! Wow, come hai fatto? Sono davvero delusa, Annie! Scusa, mamma! Non puoi giocare con il mio telefono! Aspetta, forse ho la soluzione! Ho una grande idea! Questa scatola è proprio quello che mi serve! È ora di mettersi al lavoro! Inizio con un piccolo quadrato di cartone! Faccio lo schizzo veloce! Di un telefono! Mi sento così artistica! Ora aggiungerò alcuni dettagli! Ecco i pulsanti! Fin qui tutto bene! Poi disegno lo schermo! Poi faccio lo stesso di qua! Questo sarà l'altro lato del telefono! Fortuna che ho la mano ferma! Adesso devo tagliare via tutto! È stato facile! Capovolgo questi due pezzi! Ora mi servirà la pistola per colla! Applico della colla intorno al bordo! Non ne serve molta! Ora prendo un pezzo di cartone ondulato e lo attacco qui! Sarà la scocca laterale! Lo avvolgo tutto intorno così! L'altro pezzo invece va qui! Faccio lo stesso con le altre sezioni! Sta iniziando a prendere forma! Ho bisogno di unirle! Questa cerniera è in metallo! Fa proprio al caso mio! La inserisco all'interno delle due sezioni, così si aprono e si chiudono! Proprio come un vero telefono! Ora devo colorarlo! Per questo utilizzo un bianchetto! Poi giro intorno al bordo con un pennarello rosa! Lo giro e faccio lo stesso sul lato opposto! Ma non è tutto! Applico questo simpatico gattino! Ho fatto un buco in corrispondenza dello schermo! Ci inserisco una foto e... penso sia tutto! Non vedo l'ora di mostrarlo a Danny! Guarda qua! Riproviamo! Pronto? Vuoi parlare con Annie? Wow, non ci posso credere! È per te! Mi stai prendendo in giro! Wow, è davvero forte! Devo fare una telefonata importante! È meglio che rispondano! Ciao, Annie! Non crederò mai alla giornata che ho avuto! Preparati a ridere! Raccontami tutto! Pensavo che le sirene fossero più divertenti! Mamma! Non mi piace! Arrivo, tesoro! Chloe? Che cosa è successo? Dillo alla mamma! Questi giocattoli sono noiosi! Oh, aspetta lì! Eh? Cos'è questo? Provalo! Sembra divertente! Vieni qui, paperella! Guarda quanti colori! Potrei abituarmici! Questo dovrebbe tenerla occupata! E la paperella va sopra! Beh, tutto qui! Mamma! Stai scherzando? Voglio leggere! Che c'è adesso? Ho finito il puzzle! Wow, sei un genio! Prendo qualcos'altro! Ecco a te! Divertiti e fai con calma! Oh, adesso sì che ragioniamo! Devo far combaciare le immagini! Quanto può essere difficile! Ah, per niente! Oh, che noia! Mamma! Oh, non di nuovo! Oh, ciao Pikachu! Come va? Che c'è? Guarda, l'ho finito! Ci deve essere qualcosa con cui farti giocare! Vediamo! Dai, pensa! No, niente! Che cosa faccio? Aspetta! Forse... sì, credo che possa andare! Questo risolverà tutto! Aspetta lì, tesoro! Mi serve un pezzo di cartone e un paio di forbici! Taglio via gli angoli, voglio renderli curvi! È perfetto! Ora è il momento di essere creativi! Per la prossima parte prendo un pennarello e disegno un quadrato sul cartone! Poi lo divido in sezioni! Una sorta di tabella! Numero ogni quadrato e ritaglio via il tutto! Per ora questa la metto da parte! Con questo foglio rosa andrò a colorare il quadrato! È così carino! Capovolgo la cornice e passo della colla stick sul retro! Ho bisogno che attacchi bene! Questa sarà la mia cornice! Poi ho bisogno di un foglio di carta bianca! Ci disegno sopra dei cuoricini! E poi un bel Pikachu! Non voglio commettere errori! Deve tenere occupata Chloe! Mamma, quanta pressione! Ora coloriamo il tutto! Non posso dimenticare Pikachu! Anche io vorrei delle guance così!
È un'opera d'arte. Ora torniamo alla griglia. La giro. Ci metto la colla. Poi ci attacco il mio disegno. Non voglio creare pieghe. Ora tagliamolo in pezzi e lo inseriamo nella cornice. Dispongo i pezzi in questo modo. Sarà un ottimo puzzle. Ok, credo che sia pronto. Chloe lo adorerà. Oh, quasi dimenticavo. Devo mischiare i pezzi. Ehi, Chloe, ho fatto questo per te. Hai visto, Pikachu? È fantastico! Io credo che stia funzionando. Augurami buona fortuna. Sembra complicato. Faccio scorrere questo pezzo qui e poi questo. Devo concentrarmi. E io devo rilassarmi. Aspetta, voglio controllare una cosa. Ah, così va meglio. Questo era l'ultimo pezzo. Mamma! Eh? Davvero? Cosa c'è? Guarda! Oh, l'hai già finito! Sono orgogliosa di te! Voglio farlo di nuovo! È stato divertente! Sbrigati, mamma! Basta portare sopra il laccio e hai fatto! Grazie, mamma! Ok, facciamo un tentativo, mettiti in piedi! Forza, tesoro! Wow, è fantastico! Sono molto più carini dei miei pattini a rotelle. Non è giusto. Pronta per andare a letto, tesoro? Adesso ti rimbocco le coperte. È ora di dormire. Devo solo togliere questi giocattoli. Grazie, mammina. Oh? Cos'è stato? C'è qualcuno? Oh no! Non può essere! È un mostro! Ah! Non andare via! Cosa stai facendo? È tutto ok! Non devi avere paura del buio. Aspetta, devo pulire tutto questo pasticcio. Questo nastro potrebbe tornarmi utile. Penso di sapere come risolvere questo problema. È meglio che mi metta al lavoro. Ho un rotolo di nastro trasparente e l'ho appoggiato di lato su una superficie piana. Applico due strisce di nastro al centro del tavolo, così. Inizio a disegnare sul nastro riempiendolo. Userò diversi colori creando delle sezioni. Voglio un effetto arcobaleno. Metterò il telefono qui con la torcia accesa. Wow, è una luce notturna! Il mostro non mi prenderà più. Notte, mammina. Oh, ho sonno anch'io. Ho bisogno del mio sonno di bellezza. Ah, che bella sensazione. Aspetta, cos'è quel rumore? No, ho bisogno di una luce notturna anch'io. Ora posso dormire in pace. Sarà fantastico. Non vedo l'ora. Adoro andare in piscina. Mamma, voglio andare a nuotare. Oh, certo, tesoro. Devo solo prenderti i gonfiabili. Oh, ma dove sono? Pensavo di averli presi. Olivia, vai laggiù. Ma perché? E se usassi un remo? Non va bene, no. Il cartone galleggia? Assolutamente no. Mammina? Anche no, fammi pensare. Oh, ma lo so! Non muoverti, ecco un gonfiabile a ciambella. Signora, quello è mio! Usi il suo! Vorrei tanto! Beh, almeno un tubo galleggiante per piscina. E so cosa farci! Taglierò un pezzo del tubo, poi userò un coltello per tagliare diverse sezioni. Lo farò fino alla fine, poi lo rifarò con tubi di diversi colori. Adesso mi serve una fascetta. Infilo la fascetta attraverso i fori di due pezzi, poi la stringerò forte. Userò le altre per unire tutti i pezzi insieme. Poi taglierò la plastica in eccesso. Ora puoi nuotare, tesoro. Mi sento così alla moda. Mamma, guardami, tuffo a cannone! Guarda, galleggio! Come mi diverto! Sei proprio brava, tesoro. E io posso rilassarmi? Ehi, che figo! Voglio anch'io un giubbotto così. Sbrigati, mamma! Sto arrivando! Questo è il posto migliore del parco. Che noia!
Mammina, voglio andare a giocare. Non andare lontano, voglio poterti vedere, ok? Divertiti. Yuhuu! Che schifo. Brava, Olivia. Quanto è bello questo libro. Eh? Olivia? Ma dove è andata? Olivia! Torna subito qui! Oh no, dove può essere andata? Non può essere andata lontano. Andrà tutto bene, niente panico. Olivia, tesoro, dove sei? Ho cercato dappertutto. Quello è il suo cappello? Olivia, vieni subito qui! Non è un gioco! Ehi! Oh, mi dispiace, scusi. Dammi il mio cappello. Pensavo fossi mia figlia. Oh. Olivia, eccoti, ti ho cercata dappertutto. Ero così preoccupata. Non farlo mai più, ok? Vendo palloncini, solo 2 euro. Oh, potrebbero tornarmi utili. Credo che così dovrebbe bastare. Il palloncino mi sta inseguendo. È così carina, in questo modo posso vederla. Oh, 2 palloncini? Oh, salve! Oh, ehi, siamo geniali, eh? Ciao, aspetta. La mamma ha un incontro di lavoro, fai silenzio, Olivia. Ho capito. Oh, sembra divertente. Che diavolo! Shh. Eh? Oh, giusto. Scusa, continuiamo. Stavamo discutendo della previsione delle vendite per il mese prossimo, sì. Le previsioni sembrano positive. Io... Mamma, mamma! Chi è quell'uomo buffo? Olivia, che cosa ti ho detto? Che strazio! Oh, penso di sapere che cosa fare. Posizionerò un pezzo di nastro adesivo su un hula hoop. Poi un altro verticalmente. Continuo finché non otterrò qualcosa di simile. Olivia, ho qualcosa per te. Guarda che bel gioco. Questo dovrebbe tenerla occupata. Proviamo di nuovo. Dov'ero? Ce l'ho fatta! Sono bravissima a questo gioco! Ehi, mamma! Ah, com'è buono! Cosa è successo ai tuoi vestiti? Sei così sporca! Beh, lo vedo anch'io. Fermati prima, devi pulirti! Ma mamma, ho fame! Non so come ci riesca. Ah, questa andrà più che bene. Dovrò lavare i panni sporchi più tardi. Almeno c'è una t-shirt pulita. Ho qualcosa di pulito per te. Bene, ma tanto si sporcherà anche questa. Come ci riesce? Uff, non rispondere nemmeno. Mettiti questa. Ah, devo proprio? Mamma, mi stai scompigliando i capelli. Sbrigati. Grazie. Ora va meglio. Su, mangia il tuo cibo. Finalmente. Il mio preferito. Guarda tutto questo cioccolato. No! Non farlo! Non posso guardare! Va tutto bene, respira e basta! Questo sacchetto mi ha fatto venire un'idea! Oh! Com'è elegante! Ed è così gustoso! Oh, ce l'ho tutto sulle mani! Ora va meglio! Potrei mangiarlo tutto il giorno! Beh, almeno non ti sporcherai i vestiti! Ok, ho finito! Adesso ti tolgo il bavaglino. Devo solo strappare via il sacchetto di carta. Alza le braccia. Ma che bei vestiti puliti! Ora vai a giocare. Ciao, mamma! Ciao, tesoro! Non c'è niente di meglio del succo appena spremuto. Ciao, mamma! Ecco un bel bicchiere di succo. No, non lo voglio, è disgustoso. Ma ti fa bene. Voglio un po' di cioccolato. No, niente cioccolato a colazione. Ma, prova a fermarmi. Dammelo subito. Nana, è mio. È così ogni singola mattina. Aspetta, forse posso usare questo pop-it. Sì, potrebbe tornarmi utile. Penso che funzionerà.
Verserò del succo sopra al poppit e riempirò tutte le celle. Poi metterò il poppit nel congelatore fino a quando il succo non si sarà congelato. Staccherò il succo congelato dal poppit, sembra fantastico! Olivia lo adorerà! Io lo mangerei, Olivia! Che c'è? Guarda che cosa ho fatto per te! Che cos'è? Assaggia! Se lo dici tu! Spero tanto che sia buono! Che ansia! Continua! Per favore! Mi piace! Oh! È tipo un ghiacciolo! Grazie, mamma! E questo andrà nella spazzatura. Basta portare sopra il laccio e hai fatto! Grazie, mamma! Ok, facciamo un tentativo, mettiti in piedi! Forza, tesoro! Wow, è fantastico! Sono molto più carini dei miei pattini a rotelle. Non è giusto. Pronta per andare a letto, tesoro? Adesso ti rimbocco le coperte. È ora di dormire. Devo solo togliere questi giocattoli. Grazie, mammina. Oh? Cos'è stato? C'è qualcuno? Oh no! Non può essere! È un mostro! Non andare via! Cosa stai facendo? È tutto ok! Non devi avere paura del buio! Aspetta, devo pulire tutto questo pasticcio! Questo nastro potrebbe tornarmi utile! Penso di sapere come risolvere questo problema! È meglio che mi metta al lavoro! Ho un rotolo di nastro trasparente e l'ho appoggiato di lato su una superficie piana. Applico due strisce di nastro al centro del tavolo, così. Inizio a disegnare sul nastro riempiendolo. Userò diversi colori creando delle sezioni, voglio un effetto arcobaleno. Metterò il telefono qui con la torcia accesa. Wow, è una luce notturna! Il mostro non mi prenderà più. Notte, mammina. Ho sonno anch'io. Ho bisogno del mio sonno di bellezza. Ah, che bella sensazione. Aspetta, cos'è quel rumore? No, ho bisogno di una luce notturna anch'io. Ora posso dormire in pace. Sarà fantastico. Non vedo l'ora. Adoro andare in piscina. Mamma, voglio andare a nuotare. Oh, certo, tesoro. Devo solo prenderti i gonfiabili. Oh, ma dove sono? Pensavo di averli presi. Olivia, vai laggiù. Ma perché? E se usassi un remo? Non va bene, no. Il cartone galleggia? Assolutamente no. Mammina? Anche no, fammi pensare. Oh, ma lo so! Non muoverti, ecco un gonfiabile a ciambella. Signora, quello è mio! Usi il suo! Vorrei tanto! Beh, almeno un tubo galleggiante per piscina. E so cosa farci! Taglierò un pezzo del tubo, poi userò un coltello per tagliare diverse sezioni. Lo farò fino alla fine, poi lo rifarò con tubi di diversi colori. Adesso mi serve una fascetta. Infilo la fascetta attraverso i fori di due pezzi, poi la stringerò forte. Userò le altre per unire tutti i pezzi insieme, poi taglierò la plastica in eccesso. Ora puoi nuotare, tesoro. Mi sento così alla moda. Mamma, guardami, tuffo a cannone! Guarda, galleggio! Come mi diverto! Sei proprio brava, tesoro! E io posso rilassarmi? Ehi, che figo! Voglio anch'io un giubbotto così! Sbrigati, mamma! Sto arrivando! Questo è il posto migliore del parco! Che noia! Mammina, voglio andare a giocare! Non andare lontano, voglio poterti vedere, ok? Divertiti! Che schifo! Brava, Olivia! Quanto è bello questo libro! Oh? Olivia? Ma dove è andata?
Olivia! Torna subito qui! Oh no, dove può essere andata? Non può essere andata lontano. Andrà tutto bene, niente panico. Olivia, tesoro, dove sei? Ho cercato dappertutto. Quello è il suo cappello? Olivia, vieni subito qui! Non è un gioco! Ehi! Oh, mi dispiace, scusi. Dammi il mio cappello. Pensavo fossi mia figlia. Olivia, eccoti, ti ho cercata dappertutto. Ero così preoccupata. Non farlo mai più, ok? Vendo palloncini, solo 2 euro. Oh, potrebbero tornarmi utili. Credo che così dovrebbe bastare. Il palloncino mi sta inseguendo. È così carina, in questo modo posso vederla. Oh, 2 palloncini? Oh, salve! Oh, ehi, siamo geniali, eh? Ciao, aspetta. La mamma ha un incontro di lavoro, fai silenzio, Olivia. Ho capito. Oh, sembra divertente. Che diavolo? Shh. Eh? Oh, giusto. Scusa, continuiamo. Stavamo discutendo della previsione delle vendite per il mese prossimo, sì. Le previsioni sembrano positive. Io... Mamma, mamma! Chi è quell'uomo buffo? Olivia, che cosa ti ho detto? Che strazio! Oh, penso di sapere che cosa fare. Posizionerò un pezzo di nastro adesivo su un hula hoop. Poi un altro verticalmente. Continuo finché non otterrò qualcosa di simile. Olivia, ho qualcosa per te. Guarda che bel gioco. Questo dovrebbe tenerla occupata. Proviamo di nuovo. Dov'ero? Ce l'ho fatta! Sono bravissima a questo gioco. Ehi, mamma! Ah, com'è buono! Cosa è successo ai tuoi vestiti? Sei così sporca! Beh, lo vedo anch'io. Fermati, prima devi pulirti. Ma mamma, ho fame! Non so come ci riesca. Ah, questa andrà più che bene. Dovrò lavare i panni sporchi più tardi. Almeno c'è una t-shirt pulita. Ho qualcosa di pulito per te. Bene, ma tanto si sporcherà anche questa. Come ci riesce? Uff, non rispondere nemmeno. Mettiti questa. Ah, devo proprio? Mamma, mi stai scompigliando i capelli. Sbrigati. Grazie. Ora va meglio. Su, mangia il tuo cibo. Finalmente. Il mio preferito. Guarda tutto questo cioccolato. No! Non farlo! Non posso guardare! Va tutto bene, respira e basta! Questo sacchetto mi ha fatto venire un'idea! Oh! Com'è elegante! Ed è così gustoso! Oh, ce l'ho tutto sulle mani! Ora va meglio! Potrei mangiarlo tutto il giorno! Beh, almeno non ti sporcherai i vestiti! Ok, ho finito! Adesso ti tolgo il bavaglino. Devo solo strappare via il sacchetto di carta. Alza le braccia. Ma che bei vestiti puliti! Ora vai a giocare. Ciao, mamma! Ciao, tesoro! Ah, non c'è niente di meglio del succo appena spremuto. Ciao, mamma! Ecco un bel bicchiere di succo. No, non lo voglio, è disgustoso. Ma ti fa bene. Voglio un po' di cioccolato. No, niente cioccolato a colazione. Ma, prova a fermarmi. Dammelo subito. No, è mio. È così ogni singola mattina. Aspetta, forse posso usare questo pop-it. Sì, potrebbe tornarmi utile. Penso che funzionerà. Verserò del succo sopra al pop-it e riempirò tutte le celle. Poi metterò il pop-it nel congelatore fino a quando il succo non si sarà congelato. Staccherò il succo congelato dal pop-it, sembra fantastico! Olivia lo adorerà! Io lo mangerei, Olivia! Che c'è?
guarda che cosa ho fatto per te. Che cos'è? Assaggia. Se lo dici tu. Spero tanto che sia buono. Che ansia. Continua. Per favore. Mi piace. Oh. È tipo un ghiacciolo. Grazie, mamma. E questo andrà nella spazzatura. Manca un solo giorno al teatro. Che bello, non vedo l'ora. Ho tanto sonno. Mi sento malissimo. Acciu! Mi fa male tutto. Ciao, bella addormentata. Oh, non mi sento bene. Oh, fammi vedere. Hai la febbre? Metti questo in bocca. Questo sciroppo per la tosse ti aiuterà. Su, spalanca per bene. Che schifo. Hai bisogno di riposare. Ma il teatro... Non posso non andarci, lo aspetto da così tanto. Mi spiace, tesoro, sei malata. Oh, aspetta un attimo. Forse so come tirarti su il morale. Prendi una scatola di cereali e ritaglia un quadrato. Ruota la scatola orizzontalmente e attaccaci una striscia di nastro adesivo. Ripeti l'operazione con il nastro adesivo di colore diverso. Alterna i colori fino a coprire tutta la scatola. Usa le forbici per tagliare la carta che si trova sul buco. Dopodiché prendi due fogli di carta velina e piegali così. Attacca la carta velina all'interno della scatola. Fai due fessure nella parte superiore. Inserisci dei bastoncini e infine disegna i personaggi su della carta incollandoli sul bastoncino. Sei pronta per lo spettacolo? Wow, è fantastico! Pensavo di far venire il teatro da te. Che cosa ne pensi della performance? Bis! Achiu! Oh, che schifo! Spero che non sia contagioso. Possiamo ammalarci insieme. Certo. Attenti all'ordine delle operazioni. Ok, volontari, avanti! Oh, ok. Non ci capisco niente. Oh, queste pellicine. Che si dia una calmata. Sottraggo il 7? Ho sbagliato tutto! Luna! Non fai niente! Ok, va bene, ci provo. Ordine delle operazioni, E in più la calcolatrice. Wow, bella! È il mio antistress matematico. Fai calcoli complicati al posto mio. Chiamatemi Luna Einstein. Giusto. Sono un genio. Lo sono abbastanza da avere una calcolatrice. Cosa? Perché ha finito prima di me? Odio la matematica. Quanti argomenti oggi? Oh, ferma lì, signorinella. Che stai nascondendo? Ah, una banana. Conosci le regole, niente cibo. In questo caso la mangio subito. Ok, allora. Odio osservare chi mangia. Fatto. Ehi, non puoi farlo. Raccoglila. Davvero? Oh, va bene. Oh, no! Oh, cielo, una scarpa? Oh. Ai, ai. Non sono l'unica ad aver preso il volo qui. Ok, cosa c'è qui? Bigliettini, non posso crederci! Non è una banana. Vuoi spiegarmi? Non proprio. È vergognoso! Ci mancava solo questo. Nah, stupida banana. E adesso che faccio? Mi servono proprio gli appunti. Quindi li porterò con me. Soluzione del problema matematico. Spero di avere abbastanza spazio. Ecco. Ma aspetta. Ora bisogna camuffare il tutto. Non posso entrare senza una copertura credibile. Deve sembrare un design. Visto? Stilisti, prendete nota! Nuova moda sbloccata! Ora mettiamole alla prova. Sono tornata, prof. Ferma! Biglietti?
Ah, certo. Non nascondo nulla, vedi? Ok, entra pure. Bye bye. Che disavventura. Ma non mi serve troppo tempo, le risposte proprio sotto il naso. Mi sembra ottimo. Mi dicono che la chimica sia difficile. Sento già il profumo del 10+. Carino, vero? Sono arrivato in tempo. Ma Timmy? Che bei capelli. Wow. Comincia lo show. Ops. Oh? Ciao, che cosa c'è? Oh, ehi. Credi che lui possa essere tu? Ti faccio vedere io. Ti sfido. Oh no, il maglione! Oh, cavolo! Incredibile! Oh, e adesso? Qualcuno ha una giornata storta! Fatti suoi! È il mio maglione preferito! Un attimo! Sembra un ago da lana! Operazione ripara il maglione in corso! Fuori il vecchio e dentro il nuovo! Ok, lo rimetto dentro. E lo uso per infilarci il filo attraverso. Lo tiro fuori così e zac zac. Poi ci serve un post-it del nastro biadesivo. Incollo qui l'estremità del filo. Si attaccherà se oppongo resistenza. E adesso posso creare un disegno senza alcuno sforzo. Quasi fatto. Ecco qui. Taglio il filo in eccesso. Carino. Ci ho messo davvero il cuore, vedi? Ora ci siamo. Oh? Questo è per te. Lo vuoi? Oh, wow! È un cuore! Le piaccio! Chiamami quando vuoi. Ti aspetto, sì! Davvero? Oh no! Il mio Timmy! Vuoi dire il mio Timmy? Oh, è assurdo! Mwah. Che emozione! Sistemiamo il tuo make-up. Non ti muovere. Fai il solletico. Acciù! Ora a chi tocca? Dov'è la mia trousse? Vediamo. Oh, rossetto! Questo colore ti starà da favola. Dici? Come sto? Bellissima, adesso l'ombretto. Pronta? Bello, voglio giocare anch'io! Jennifer ha sempre le cose più belle! Oh, cosa c'è qui? Unicorni! Un'ultima cosa ancora! Che stai facendo? Dammi! No, è mia! Oh oh! Devo scappare! Piccola peste! Guarda che ha combinato! Nessun problema, rimedio subito! Mi serve questo bastoncino. Ho anche altri bastoncini e dei glitter. Verso i glitter dentro un piatto, usando colori diversi. Ora mi serve un po' di colla. Metto la colla sopra i bastoncini e poi li premo sui glitter. Devo premerli bene per catturarne il più possibile. E adesso il resto. Così dovrebbe andare. Adesso li metto su questo foglio di carta espansa, così. Ne ho anche altri. Ritaglio dei cerchi glitterati, lasciando però un bordo dritto. Applico un po' di colla sulla carta espansa. E ok, adesso devo incollarci sopra il cerchio. Ecco perché un bordo deve restare dritto. Piego la carta intorno al cerchio. E adesso incollo i bastoncini sulla carta. Niente male! Ci metto anche questa pallina. E ancora un'altra per fare una serratura. Che te ne pare? Wow, bellissimo! Qui potrai tenere tutti i tuoi cosmetici, sei la migliore! Proviamo! Che lavoro incredibile! I miei trucchi entrano perfettamente! Sono contenta, ti piaccia! Ehi, che succede? Quello cos'è? Stai alla larga! Mamma, Jennifer è cattiva! Ci sono! Mi sono avanzati un po' di bastoncini. Facciamo festa, ragazze! Selfie! Ehi, aprite! Hai sentito qualcosa?
Che può essere? Salve. Che sta succedendo qui? Voi giovani e la vostra musica moderna. Sto cercando di dormire. Cosa? Chi ha ordinato la nonna? Nonna, come ti permetti? Ti faccio vedere io. Una nonna sa fare questo? Ah! È stata una bella sensazione. Ok, mi sembra che stiamo esagerando. Avrei dovuto abbassare. L'hai visto? E ora che facciamo? Guardate, è inutilizzabile. La nonnina era proprio arrabbiata. Qualcuno sa fare beatboxing? Ah, la festa è finita, andiamocene. Ma, che ingiustizia! Almeno ho ancora da bere e da mangiare, tutto per me. Questo mi dà un'idea. Mi serve un lungo tubo di cartone. Questo è perfetto. Poi prendo il mio telefono e traccio una linea qui sotto. Non serve altro. Ora taglio e poi diamo un po' di colore. Adoro questo viola. Dipingo tutto il tubo e una volta asciugato mi servono due bicchieri a cui ho già fatto dei buchi. Li posiziono alle due estremità. Così è pronto. Ed ecco un altoparlante nuovo di zecca. Proviamolo. Inserisco il telefono e faccio partire la musica. Sì, adesso sì che si ragiona. Bella festa, Grace. Penso che sia tutto pronto. Oh, ciao Mindy, finalmente sei qui. Vivi davvero qui? Oh beh, ciao. Siediti, mettiti comoda. Spero che ti piacciono le patatine. Io le adoro. Ok, grazie. Ho una fame. Non ci riesco. Ho appena fatto la manicure. Non riesco a prenderle, dai, voglio mangiare. È così frustrante. Ok, proviamoci. Oh, la mia unghia, la mia bellissima unghia. È tutta colpa tua. Ehi, quanta aggressività, rilassati. Penso di poter risolvere il problema. Tutto ciò che mi serve sono questi sottobicchieri, o meglio cartoncini. Al lavoro. Mi metto sul mio piano. Mi servirà una pistola per colla. La applico lungo il bordo solo su un lato. E adesso mi dedico all'altro pezzo. Premo bene per assicurarmi che non si stacchi. Da un altro pezzo ho ritagliato un cerchio. Faccio lo stesso con questo. Lo metto qui. Adesso incollo un cerchietto su un altro quadrato al centro. Faccio lo stesso dall'altra parte e avvolgo il cartoncino così. Uso questa striscia per fissare il tutto. Sembra che funzioni. Faccio un buco da entrambi i lati e infilo uno stuzzicadenti. È perfetto, lo inserisco nella scatola che ho forato in uno dei lati e mi assicuro che giri. Adesso completo la scatola, metto un disco di cartone in cima. Ne ho fatto delle altre. Taglio un pezzo di cartone e lo incollo. Questa qui sarà la base. Lo tengo così finché non si asciuga. Faccio lo stesso sull'altro lato. Inserisco un altro pezzo nella parte inferiore. E adesso ci inserisco le scatole. Le dispongo lungo la parte superiore. Sta venendo bene. Ed ecco un distributore di patatine. Fighissimo, vero? Vada per queste. Non funziona. Mi prendi in giro? Segui quello che faccio io. Giri il disco e le patatine cadranno nella ciotola. Wow, fantastico! E non mi sono rotta neanche un'unghia. Le mie preferite. Mi è venuta fame. Credo di meritare un premio. Sono così buone. Beh, mi devo ricredere su di te. Non avevo dubbi. Il disegno sta venendo bene. Che altro posso fare? Giochiamo un po'. Rawr, prendi questo! Adoro i dinosauri, sono bellissimi. Sarebbero perfetti animali domestici. E comunque, dove ero rimasta? Oh sì! Oh, guardate Grace, ha un'immaginazione così fervida. Vorrei poter fare qualcosa per lei, fammi pensare. Le piacerebbe molto, sì. Ma è troppo costoso, non posso permettermelo. Che posso fare? Aspetta, forse ho un'alternativa. Mi serve soltanto del cartone. Per fortuna ne abbiamo molti. Comincerò con questa grande scatola. Prendo le forbici e faccio un taglio in diagonale su questo lembo. Scendo fino all'angolo e poi faccio lo stesso sul lato opposto. È il momento della pistola per colla. Ne applico un po' lungo il bordo, ma non voglio sporcare ovunque. Ora posso incollare questi lembi. Faccio un buco proprio qui. Ho tagliato un'altra scatola a forma di testa di dinosauro. La metto qui e ora dobbiamo solo colorare. Il verde è perfetto e con la vernice spray faccio subito. C'è ancora molto da fare. Passo altra colla qui e attacco questo pezzo di cartone appuntito. Faccio lo stesso sul retro della scatola, dall'alto in basso. Qui andrà la coda.
Ora faccio gli ultimi ritocchi. Ah, mi piace molto come sta avvenendo. Proprio così. Perfetto. Provalo, tesoro. Sì, sono un dinosauro. Stai indietro. Ti prendo. È terrificante. Avrei proprio bisogno di una giornata alle terme, ma che ci vuoi fare? Guarda questi gioielli. Ricordo quando avevo diamanti e bracciali d'oro. Le cose sono davvero cambiate. Non così tanto, mamma. Sei sempre così elegante. Sei molto carina, tesoro. È meglio che vada. Ciao, Grace. Buona giornata. Questa è la mia occasione. Finalmente posso curiosare nel portagioie di mamma. Guardate qui. Sembrerò una modella. Cos'altro ha? Questi orecchini? E questi anelli? Wow! Finalmente a casa. Mi sento così grande. La mamma è già a casa. Oh, non va bene. Ciao, Grace. Sono tornata. Non vedo l'ora di rilassarmi. Che faccio? Ah, che casino! Sono nei guai fino al collo. Forza! Non funziona. Rallentiamo le cose. Perfetto. Wow! Ehi, che figata! Non pensavo avrebbe funzionato. Mamma! Yuhu! Non si è accorta di niente? Aspetta, posso usare questo cartone? Ma certo, è quello che mi serve! Ci metto la mano sopra e ne traccio il contorno. In questo modo sarà fantastico! La mamma resterà di sasso! Ok, fine prima parte. La ritaglio e metto della colla su tutto il palmo della mano. Voglio essere sicura che ce ne sia abbastanza. Sembra che ci siamo! Ci attacco sopra un'altra mano e ora possiamo dipingerla. Quest'arancione è così luminoso, lo adoro! Lo lascio asciugare e uso un cerchio di cartone per la base. Questo è il prodotto finito. 5 alto! Oh, ho dimenticato la mamma. Non posso stare così tutto il giorno. Ho ancora delle cose da fare e devo andare. Scusa, permesso! Ops, quasi dimenticavo. Tutto questo correre mi ha messo fame. Ho bisogno di uno spuntino e so esattamente cosa prendere. Sono sicura che non le dispiacerà. Grazie! Perché tu sei a dieta? Oh, sono esausta. Torniamo alla normalità. Ciao, mamma! Che succede qui? Le mie collane, come hai potuto? No, tranquilla, è tutto sotto controllo. Cos'è quella? È per i miei gioielli? Non male come idea! Metto gli anelli qui. È fantastico, così saranno sempre in ordine. Non immaginavo fosse così brava. Hai un grande talento. Sì, lo so. Voglio dire, è una mano santa. Capita? Meriti un premio. Ah? Com'è successo? Che strano. Grazie, mamma. Adoro la cioccolata. Buonissima. Tieni. Grazie, tesoro. Vieni, abbracciami. C'è un sacco di robaccia qua. È solo un topo. Rosicchierà tutti i cavi. Non osare. Fermati. No. Non ti ascolta, Ashley. Aiuto, non si mette bene. Rilassati, ho una torcia. Non far vedere al mostro dove mi trovo. Prendi. Ci sarà pure qualcosa di utile qui. Diamo un'occhiata. Dobbiamo proprio. Justin, coraggio, dammi una mano. Va bene, io guardo in questa scatola. Sono vecchi giocattoli e... un ragno gigantesco! Ah, è solo un giocattolo. Justin, concentrati! Sì, chiedo scusa. Come puoi essere mio fratello? Dov'è il tuo coraggio? Faccio del mio meglio. Guarda qui intanto. Ah, il mostro mi ha catturato! Ah no, falso allarme, sono solo lucine. Che stai facendo? Ah, lascia che ti aiuti. Oh no, avevi ragione. Su cosa? Sui mostri! Prendete Justin, io sono quella intelligente! Ah? Sono solo altre lucine. Aspetta un attimo, ho avuto un'idea. Che idea? Che stai facendo? Possiamo usare queste luci, ma dobbiamo prima fare un'altra cosa. Mettiamoci al lavoro. Cominciamo disegnando sul cartone. Disegnerò un pianeta. È molto facile. Io disegnerò delle stelle. Niente male, direi.
Adesso facciamo dei buchi nel cartone. Con un cacciavite sarà facilissimo. Tutti i fori saranno qui sul contorno delle stelle. E lo stesso intorno al pianeta. Ok, dovrebbe bastare. Infiliamo le lucine dentro i fori. Non saltiamone nessuno. L'altro lato del cartone è nero. Così l'effetto finale sarà fantastico. Appendiamola al muro. Questo è il posto giusto. Ottimo lavoro. C'è da andarne orgogliosi. Ashley, ma non le accendiamo? Hai messo la spina? Ah, ecco che avevo scordato. Ok, ci siamo. Wow, che meraviglia. Davvero, sì. Ora questo posto non fa più paura. Sembra di star seduti sotto le stelle. E adesso? C'è ancora un sacco da fare, ma godiamocela un po' prima. È così bello. Una paperella? Non è mica l'ora del bagno. Qua qua, ci vediamo. Avrò pure qualcosa di divertente qui. Ci sono. Posso comprare quello che voglio. Basterà aspettare. Che stai facendo? Ehi, attenta! Certo che sei strana. Bene, basta così. Ha funzionato! Guarda qui! È divertente! Mi piace un sacco! C'è così tanto da fare! Ehi! Yuhu! Che c'è adesso? Mi fai provare, posso? Va bene! Non posso mostrarle dove tengo i soldi. Ah, ho abbastanza soldi, fa niente. Ci sono! Guarda che bei pupazzetti! Concentrati! La metto nella valigia. Ti prego, fa che funzioni! Oh. Ah, che cos'è? Ah, che delusione! O forse no. Prendi due pezzi di cartone e ritaglia un quadrato da uno dei due. Mettili uno sull'altro, dipingili di vari colori e arrotonda i bordi. Adesso prendi un quadrato di carta bianca così e disegnaci un coniglietto. Con la sua bella carotina. Carinissimo! Adesso aggiungi il colore e non dimenticarti della carota, eh? Resta dentro i bordi. Quella carota sembra buonissima. Ritaglia dei quadrati dalla figura in questo modo e metti tutto nella tua cornice di cartone. Ma lascia uno spazio libero. Adesso muovi gli altri quadrati. Visto, è una specie di puzzle. Divertente, fai da te. Ce l'ho fatta. La valigetta non mi serve più. Riproviamoci. Non è piacevole, tesoro. Niente batte un bel massaggio. Oh, Justin mi sta chiamando. Devo rispondergli. Avevo scordato il nostro appuntamento. Ciao, Justin. Mi sto preparando. Ok, a dopo allora. Ciao, ciao. Oh, devo sbrigarmi. Ho tutti i peli di cane sul top. Non posso uscire conciata così. Ce li ho dappertutto. Che fastidio. Volevo uscire vestita così. Oh. Dovrò cambiarmi per forza e in fretta anche. Ah, così va meglio. Ehi, che cosa avete da giudicare? Sto comoda. Come farò col mio piccolo rover? Non posso lasciarlo a Chris. Ci sono, so cosa fare. Devo prendere giusto qualche vestito. Così va bene. La mia giacca di pelle o l'orrenda felpa di Chris? Vada per l'orrenda felpa. Mi serve anche qualche sua t-shirt. Imbottisco per bene la felpa così. Dovrebbe bastare. Posso usare anche questo teschio. Lo metto qui nel cappuccio. Ecco il mio nuovo dog sitter. Ehi, Robert, vieni qui, bello. C'è qualcuno che voglio presentarti. Questo scheletrino ti terrà compagnia mentre esco con Justin. Tranquillo, non morde. Parlo di Rover, eh? Mettiti a tuo agio. Ciao, Justin, devo rimandare, ho un'emergenza. Chris si è spezzato un'unghia. Sei la mia migliore amica, Mimi. Mi piace un sacco coccolarti, hai il pelo così morbido. Oh! Ehi, aspetta, fermati! Oh, questa non ci voleva, mi hai inzuppato! Tranquilla, quando scappa scappa. Però devo cambiarmi, non posso mica andare in giro così. Meno male che non hai fatto altro. Meglio cambiarmi subito. Sì,
proviamo, allora. Ehi, ma dove sono i miei vestiti? Sono spariti, adesso che faccio? Oh, c'è soltanto una cosa da fare. Dovrò indossare quelli di Mindy. Beh, non che mi stiano male. Ehi, Mimi, ti scappa di nuovo? Aspetta, ho un'idea. Ecco fatto. Ti ho costruito un bel bagno. Vedi, adesso hai un bagno tutto per te. Hai finito? Ricorda di lavarti le zampette. Sono fiero di te. Ah, che bella giornata. Mi siedo un po' lì. Wow, che bellezza. Adoro stare all'aria aperta. Oh, uno scoiattolino. Ehi, piccoletto. Oh, ti faccio un ritratto, non ti muovere. Oh, la solita imbranata. Scusa, ci metto un secondo. Forse posso appoggiarmi alla panchina, vediamo. No, così non ci siamo. Non sto comoda. Possibile che sia così difficile? Oh, che nervi! Oh. Ah! Com'è buona! Posso aiutarti? Ciao! Mi daresti la scatola? Ti pago se vuoi. Ok, ma non la pizza. Ehi! Splendido! Potrò comprarne altra. Che giornata fortunata! Quello che mi serviva, sì! Basterà tenere sollevato il coperchio e poi appoggio il foglio qui, come un cavalletto. Ora posso farti il ritratto? Oh. Beh, dipingo la ragazza della pizza. Sta venendo benissimo. I ritratti sono difficili, però. La pizza è il cibo perfetto, sì. Ehi, eri un'ottima modella. Scusa, che hai detto? Mi stavi dipingendo? Magari do una sbirciatina. Sto qui dietro buona buona. Ma dai, non ci credo. È un capolavoro, wow! Oh. Ehi, mi hai spaventata, sei tu. Spero ti piaccia. Tantissimo, posso comprarlo? Ma certo! Grazie, sei una vera artista. Come sei gentile, grazie a te. Mamma, mamma! Ciao! Arrivo! Oh, tutto bene? Fa male, mamma, guarda! Oh, tesoro, aspetta, prendo qualcosa. Basta una garza di cotone. Fermerà l'emorragia. Ecco qui. Mm-hmm. Grazie, mamma. Per te questo è altro. Sono dolcetti. Profumano di cioccolato. Anche il sapore è quello. Forte, una ciotola intera. Oh no, arriva qualcuno! Nessuno in vista, solo un mucchio di mobili. Signor Orso! Shh. Annie, che ci fai lì? Attenta al peluche! Ah, cado! Attenta alla testa! Oh, mi hai salvata! Eri troppo a rischio per i miei gusti. Ho un'idea! Le spugne non puliscono soltanto, fanno atterrare sul morbido. Wow, è fantastico! Perché non lo provi? Non sento niente! Perfetto! Che altro? Wow, figo! Forza, tesoro, siamo in ritardo! Amo fare shopping con te, mamma! Certo, cara! Ora resta qui. Ho tanta roba da caricare. Annie? Oh? Ehi, cerchi di nasconderti? Perché sei stata monella, forza. Non allontanarti, ok? Resta qui. Sì, mamma. È quello che penso io. Ok, perfetto. Ma dov'è finita, Annie? Ma che stai facendo? Oh, ciao, mamma. Andiamo. No, non voglio, uffa. Abbiamo quasi finito, ok? Ok, manca poco ed è fatta. Che stai combinando? Ah, tu e quei cuoricini. Rimedierò. Servirà un cerchio. Metto la mano sopra e la delineo con un pennarello. La tengo ben ferma. Quasi finito. Bello.
Ora dipingo l'area attorno di arancione brillante. Ma puoi scegliere la tonalità che preferisci. E ho finito. L'attacco direttamente sull'auto. Non preoccuparti, non è permanente. Ecco qui, aderisce bene. Annie, vieni tesoro, metti la mano. Wow, è fantastico! L'impronta della mia mano, fortissimo! Rimani lì, ok? Sei sempre lì? Meno male, tesoro. Non è adorabile questo parco? Accidenti! Figo! Ciao! Ava! Guarda quanto sono in alto! Vieni giù subito! No! Non ascolta mai! Oh, Ava! Signor Banana, sto arrivando! Au! Una scheggia! Ecco perché non ci arrampichiamo sugli alberi. Che tipo di mamma sarei senza qualche asso nella manica? Niente pinzette? Nessun problema. Devo solo tirare e... Fatto! Vedi? Sei una maga, mamma! Grazie! A dopo! Ehi, Ava! Brum, brum, questa barca vola nell'aria! Oh, quanto è pesante la spesa, devo poggiare tutto qui sul bancone. Oh, bella questa torta, adoro le torte! La mangerò tutta ad un fiato. Aspetta, meglio tagliare solo una fetta. Questi pomodori sono freschi, tesoro, vuoi... Coltello? Che stai facendo con quel coltello? No, mettilo giù, ti taglierai, fermati! Ti salverò! Eh? Cos'era quel rumore e quel tremolio? Dammelo, conosci le regole sull'uso dei coltelli. Voglio un po' di torta e mi serve il coltello. I coltelli sono troppo pericolosi. Invece ti faccio un coltello di carta. Aggiungo un'impugnatura sulla lama di carta e... Ecco qui, tesoro, è un coltello che puoi usare pure tu. Sì, un coltello solo per me. Adesso voglio un po' di torta. Mi taglio la fetta più grande che c'è. Adoro le torte. Lo so, e adesso torno al mio lavoro. Allora, dove ho messo quei pomodori? La torta migliore in assoluto, che buona! Ne voglio ancora. Altre due fette. Buonissima. Oh, mamma ha comprato i dolci. Amo le caramelle e il cioccolato. Finalmente ho svuotato la busta della spesa. Un attimo. Stai ancora mangiando quella torta? Hai mangiato tutta la torta e il cioccolato! Dove hai preso le caramelle? Devo essermi immaginata tutto. La mamma è strana. Non ci credo che l'abbia mangiata tutta. Era una torta intera, no! Ma lo voglio! No, ne hai già preso troppo. Sei cattiva, la mamma più cattiva. Oh, devo anche ripulire questo pasticcio. Non posso credere che sia riuscito a nascondere quel cioccolato. In effetti mi è venuta un'idea. Metto un po' di cioccolato nella ciotola. Lo sciolgo nel microonde, non troppo a lungo però. Ecco qui, sembra che sia pronto, non voglio cuocerlo troppo. Perfetto, si è fuso. Adesso lo verso in questo stampo. Oh, bello quel cioccolato fuso, ha un profumo così buono. Ed ecco fatto, tutto il cioccolato è nello stampo. Ed è anche solido, non è più sciolto. Significa che posso togliere il cioccolato dallo stampo. Adesso devo soltanto finire di tagliare i broccoli. Qualche altro taglio e avrò finito. Mamma, che fai? Ho fame! Voglio uno snack. Oh, ecco qui. Puoi mangiarlo come spuntino. Ah, che cos'è broccoli? Che schifo, no? Non mi stupisce. Molti bambini odiano i broccoli, ma io ho questo nuovo tagliere perché avrei voglia di uno spuntino. Delizioso. Guarderò la TV. Magari i miei video preferiti. Cos'è questo programma? Mai visto? Wow! Tatuaggi! Belli tatuaggi! Oh, Spider-Man è il mio preferito! È il migliore! Vorrei essere Spider-Man, sarei il migliore in assoluto! Ehi, che cos'è? Oh, altri tatuaggi! Voglio un tatuaggio, sono fighi, voglio essere figo anche io! Fiu, ho sbrigato tutte le commissioni! Ehi, fermo lì, dove credi di andare? Voglio fare un tatuaggio! Aspetta, cosa? Te lo scordi?
Bene. Che idea si è messo in testa il ragazzino birbante? Forse c'è un nuovo episodio della mia serie preferita. Ciao mamma. Ciao tesoro, che c'è? Oddio, che hai fatto? Ti sei disegnato tutte le braccia. Sono tatuaggi, non sono fighi. No, 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 dobbiamo ripulirli. Oh, il pennarello indelebile non si è asciugato, meno male. Mamma, ma erano i miei tatuaggi, li ho fatti io. I tatuaggi spariti, non è giusto. Mi spiace tesoro, sei troppo giovane per i tatuaggi, ma forse posso aiutarti. Uso la punta del tappo per segnare i cerchi. Adesso utilizzo questa penna per delinearli. Si laveranno via in seguito quando necessario. E ora passiamo alla penna rossa per dare un po' di colore. In effetti sta venendo fuori un bel lavoro. Contorno il disegno rosso con altro nero per farlo spiccare e adesso replicherò questo disegno con un'altra linea nera. Ok, va bene. Sai una cosa? Potremmo usare un po' di blu. Creeremo un nuovo motivo su questi lati. Tuttavia mi assicuro che le linee blu siano identiche. Riempio ancora un po' queste linee e magari ne aggiungo altre. Finito, che ne pensi? Wow, è un vero tatuaggio, che figo! Sì, sono il più figo, grazie mamma. Ah, non c'è di che, tesoro. Non è la cosa più carina che tu abbia mai visto. Credo che voglia mangiare qualcosa. Apri la bocca. Gli piace, non lo vedi? Guarda come scende. Wow, manca solo una cosa, eh? Ecco, piccolo. Facciamo il balletto della cacca. Woohoo! Credo sia pronto. Adesso puoi farla. Credo che stia uscendo. Oh, fa schifo, ma è anche figo. Hai fatto? Mi ricorda la sabbia bagnata. È disgustoso. Arriviamo! Ehi, spostati! Non esiste che arrivi tu per prima. Corro verso il traguardo! Oh, il pavimento è così duro! Ci sono quasi! Questo stupido letto non mi fermerà! Woohoo! Sì, facilissimo! Smettila di andare così veloce! Ah, ci sono! A chi importa? Capelli? Fatti? Guarda che bella chioma! Alito pesante? Addio! Fa tutto parte della routine! E ora arriva il concertone! Sì, tutti con le mani in alto! Che diavolo fa lì dentro? Non si può cominciare la giornata costipati! Ma sta scrivendo un libro o cosa? Aspetta! So come metterle fretta! Ah! Oh! Che succede? Così impara! Non vedo niente! Ma credo di sapere come fare! E mi servirà l'aiuto di questo gadget! Lo metterò dentro al water, chiuderò il coperchio e che luce sia! Posso persino scegliere il colore! È come uno spettacolo di luci! Ah, molto meglio! Potrei rimanere qui per sempre! Ciao, ciao! Mi sento così leggera! Oh, è tornata la luce! E meno male perché adesso voglio allestire uno scherzo memorabile! Ti immagini entrare in un bagno e vedere questa? E devo aggiungere anche l'odore! Ora sì che sembra di stare in una fogna! Wow! Finalmente! Che cavolo! Ma che ti sei mangiata? È terribile! Ma stai scherzando? Non ci posso credere! Ah, meglio! Adesso devo ripulire tutto questo casino! Cercherò di non usare le mani, spero tanto che questo prodotto faccia tutto il duro lavoro! Non sono belli questi colori? Quello schifo dovrebbe venire via! E non dovrò strofinare! Aiutami tu, piccola spugna. E infine serve la schiuma detergente. Moltissima, direi. C'è un sacco di roba là dentro. Spero soltanto che funzioni. Adesso devo solo sciacquare. Addio, cacca puzzolente.
Non ci mancherai. E guarda com'è venuto e come profuma. Ah, adesso posso andare. Ah. Ma è freddissimo! Oh, forse posso inventarmi qualcosa con questa. Fa provare. In questo modo non toccherò direttamente il coprivater. Ehi, fa ancora freddissimo! Non scherzo, ho la pelle d'oca! Ma credo di sapere cosa fare. E mi serve Poppit. Venite fuori, piccoletti, mettetevi subito al lavoro. Mettetevi voi sul coprivater, così io non dovrò farlo. Sì, è una specie di barriera. E l'ultima... Non è fighissimo? E poi è anche bello da vedere. Ok, proviamo di nuovo. Ah, sì, comodissimo. Non ci vorrà molto. Ecco qui. Mi è venuta un'altra idea. Eh sì, chi la fa l'aspetti. Intanto devo riscaldarlo in qualche modo. Bene, facciamolo. È cioccolato? O forse è cacca? Spero che sembri cacca. Puoi usare il bagno adesso? Finalmente. Cosa? Guarda, così non avrai freddo. Sul serio, non è affatto male. Adesso arrivo. Che cos'è che ho appena pestato? Oh, mio... Non è stato fighissimo? Occhio per occhio. Non riesco a muovermi. Sto per vomitare. Toglimela di dosso. Ok, ok, stai calma. Odio avere una sorella. Immagino che dovrò lavarmi il piede. Ma sembra che qui non ci sia acqua. È un incubo a cosa. Oh. Adesso come faccio? Forse potrei usare quei cosi laggiù. Ma certo! Avrò i piedi puliti in un attimo. Devo solo aggiungere il sapone e infilare il piede. Ehi, mi fa il solletico! Ma è anche rilassante. È come un massaggio. Adesso devo solo risciacquare. In questo stivale, sì. Finalmente ho la pelle pulita e profumata. E adesso mando una foto a Sunny. Me la cavo sempre. Oh? Un messaggio. Come ha fatto a pulirsi così in fretta? Che succede, eh? Guarda che non puoi mica ingannarmi. Devi lavarti i capelli? Ah, adesso di sicuro. Oh, che schifo! Lasciami stare. Adesso devo lavarmi. Mi sento molto meglio. Devo solo asciugarmi i capelli. Che bella sensazione. Vorrei soltanto fare un po' più in fretta. Ok, credo di aver quasi fatto. Ehi, molto bene. E ho fatto. Dove sono tutti? Che diavolo! Mi sono appena fatta i capelli! Oh, scherzo, riuscito! Ti credi di essere furba, eh? Adesso ho i capelli di nuovo tutti bagnati. Beh, la prossima volta mettiti questa. Ma è un sacchetto di plastica. Sai, credo di poterlo usare. Ci infilerò dentro i capelli, poi lo tirerò su sopra la testa e lo legherò dietro. Devo solo fare un piccolo buco. Ora posso infilarci dentro l'asciugacapelli. Ah, che bel calduccio. Eccomi andare dal parrucchiere. Sei pazza? No, credo invece di essere un vero genio. Non ci posso credere. Dobbiamo andare, altrimenti faremo tardi. La giornata è lunga ancora. Oh, ma perché la porta non si apre? Oh no, ci siamo chiuse dentro. Non ci posso credere, accidenti. Immagino che passeremo la giornata in bagno. Siamo bloccate qui chissà per quanto. E adesso ho così tanta fame. Ci sarà qualcosa da mangiare qui dentro? Credo di avere qualcosa nello zaino. Sì, sei la migliore. Tieni. Che pasticcio. Oggi mi va proprio male. Beh,
credo di sapere come rimediare. Tieni. Puoi usarlo come vassoio. Puoi anche appoggiarci una bibita, vedi? Allora, buon appetito! Questo panino sembra buono soltanto a me o cosa? Anch'io ho qualcosa, ma preferisco i dolci. E per rimanere in tema mangerò direttamente dal butter. Beh, uno pieno di caramelle, intendo. Che bontà! Oh, ragazze, siete lì dentro? Eh, papà, lascia che bussi. Io non ho niente da obiettare. Non ci si sta poi così male qui dentro. La sto tenendo da una vita. Non ce la facevo più. Mamma, come ha schizzato. Ma so come fare. Mi serve un pezzo di carta igienica. Lo metto nella tazza e niente più schizzi. E il sederino asciutto. Ah, una bella tazza di caffè e la giornata può cominciare. Scusa, tesoro, non ce la faccio più. Permesso! Qualcuno ha fretta? Vabbè, pazienterò. Ma cos'era, bambini? Ah, così va meglio. Bene, finito. Che schifo. Ma che ho mangiato? Aspetta, è finito il deodorante. Proprio adesso che mi serviva. Vabbè, pazienza. Il mio lavoro qui è finito. Che sta succedendo lì dentro? È tutto tuo. Finalmente. Che schifo, vai prima tu. Col cavolo, ci tengo alla salute. Che odore terribile. Come può una sola persona fare tanta puzza? Mi bruciano le narici. Guarda, tesoro. Che schifo, è disgustoso. Dobbiamo pulire. Ma possiamo usare questo? Oh, è vuoto. Aspetta, so cosa fare. Al lavoro. Facciamolo. Avrò bisogno di sapone liquido e di una ciotola. Aggiungo il sapone, me ne servirà molto. Così dovrebbe andare. Poi mi servirà la gelatina. Ne verso un po', così. Perfetto. Poi aggiungo del bicarbonato di sodio. È come fare una torta. Anche se non credo sarebbe buona. Voglio che abbia un buon profumo, quindi aggiungo anche del dentifricio. Così saprà di menta. E penso che sia tutto. Mescolo bene il tutto usando un bastoncino per ghiaccioli. Ok, credo che funzionerà. Metto il composto in una siringa e chiudo bene il tappo. E ci siamo. È il momento di pulire. Usa questo. È tutto sotto controllo. Distribuisco il composto sui lati del water facendo come delle piccole meringhe. Sembra di glassare una torta. Variamo con i colori. E per farlo ho utilizzato saponi e dentifrici diversi. Ora tiriamo lo sciacquone. Che profumo! Wow, è un piacere per i sensi. No, fuori di qui. Sbrigati, tesoro. Oh, finalmente. Ciao, papà. Oh, ma sul serio? Visto che roba? Qua, qua, piccoletto, dobbiamo pulirti. Aspetta, stai facendo pipì. Che schifo. Che ti avevo detto? Ma che cos'è questa puzza? Sono io! Meglio che prenda il sapone! Eccolo qui! Profuma di cocco! Cavolo, com'è scivoloso! Torna qui! Pensi di poter scappare, eh? Ora mi arrabbio! Mamma, vieni qui! Che c'è, Justin? Il sapone è cattivo! Continua a scivolare via! Come posso fare? È un bel problema. Ho bisogno di rifletterci su. Aspetta, so cosa fare. Intanto mi serve una saponetta e una grattugia. Creo dei trucioli di sapone e li raccolgo dentro una ciotola. Me ne servirà molto. Direi circa metà saponetta. Non dovrebbe volerci molto. Lo sciogliamo e prendiamo un poppit. Io prendo quello di Justin. Il sapone liquido andrà qui. C'è ancora molto da fare. Mi servirà l'asciugacapelli. Lo userò per far solidificare il sapone. Ed ecco, applico una striscia di colla sul retro, prendo una striscia di tessuto, la fisso dietro il sapone e metto un altro strato a chiudere. Così dovrebbe andare. Justin, guarda qui. Così il sapone non farà più il cattivo. Oh, fa vedere. Wow, è proprio quello che mi serviva, è fantastico. Grazie, mamma. È quello che fanno le mamme.
Pronta, Jasmine? Ehi, mamma! Che c'è? Devo farla, non resisto più! Oh, mi stai prendendo in giro? Va bene, ma fai in fretta! Ma certo, torno subito! Fa così ogni volta! Hai finito? È stato orribile, mamma, era dappertutto! Non sono riuscita a fermarlo, guarda il vestito! Oh, ma che è successo? Non voglio parlarne! Ma va bene, non avrei dovuto bere tutta quella soda! Aspetta, il bagno sembra diverso! Oh no, è quello per i grandi! Wow, è enorme! Ok, posso farcela! Mayday, Mayday! Non è andata secondo i piani! Il bagno ha cercato di mangiarmi! Ha preso vita, ti dico! È fuori controllo! Ma che cosa dici? Ah, ho capito! Vieni con me! Questo risolverà tutto! È fatto apposta per te! Dai, provalo! Wow, che forza! Fate largo! Un piccolo passo per Jasmine, un grande salto verso il vasino! È comodo! Ti lascio fare! Grazie, mamma! Oh, interessante! Aspetta, c'è qualcosa di diverso! Abbiamo un nuovo water? Vabbè, allora dovrò testarlo! Potrei abituarmici! Oh sì! È già mattina? Sono sveglio! Tempo di giocare! Oh, come sono carina oggi! Oh, mi puzza l'alito! Meglio che mi prepari! Dovrei vestirmi! Sarà una giornata splendida! Chissà quali avventure mi aspettano! Voglio tornare a letto! Ma cosa ci fa questo sul pavimento? Così impari! Cominciamo! La mia routine di bellezza è perfetta! Devo essere sempre al top! Ho tutti i miei prodotti preferiti! Cominciamo dai capelli! Li voglio in ordine! Ne vale la pena! E adesso? Ah sì, un bel bagno! Merito un po' di tempo per me! È il modo migliore per cominciare la giornata! Facciamo in fretta, che mi serve? Oh, che confusione! Dovrei davvero pulire! Ma non ne ho voglia, e poi sono un tipo impegnato io! Non posso lasciare tutto così! Ho trovato! Sono un genio! Devo essere veloce! Avrei dovuto pensarci prima! Non mi scopriranno mai! Devo fare piano! Nessun movimento improvviso! Lily non deve sapere che sono qui! Ah, eccolo lì! Spostiamo questa robaccia! Ma quanti prodotti usa? Oh, che buon profumo! Concentrati, Justin! Quasi finito! E via! Esecuzione perfetta! Non ne ha la minima idea! Ci vediamo! Ah, è perfetto per il mio bagno! Fiu, ce l'ho fatta bene! Dove ti metto? Ah, proprio accanto al lavandino! Sì, può andare! Adesso posso rilassarmi! Ah, che mattinata! Il bagno è pronto! Non vedo l'ora! Prendo solo un detergente... Aspetta, ma che... Ah, adesso Justin non mi sente! Lo fa sempre, accidenti! Ehi, ma che ti salta in mente? Perché non bussi? Questo appartiene a me! Non farlo mai più! No, il suo posto è qui! La prossima volta non sarò così gentile! Incredibile! Poi lo dirò a mamma! Rimettiamolo al suo posto! Mette sempre le mani sulle mie cose! Lily, nessuno rovina il mio momento sul trono! Questo è mio adesso! E non accetto obiezioni! Ah sì, lo vedremo! Un momento, ho un'idea migliore! Svuoto questi e li metto su un fianco. Poi prendo la pistola per colla e applico una sottile linea di colla lungo il bordo, senza lasciare spazi vuoti. Attacco due contenitori insieme e poi anche il terzo, infilandoli uno sull'altro. Penso di aver finito. Ehi, Justin! È fantastico! Come ho fatto senza finora? Lily, che vuoi? Vengo in pace, ho fatto questo per te. Perché? Ce l'ho già! Aspetta, in effetti non è male. Ok, affare fatto. Wow, guarda un po', è proprio bello. È stato un piacere fare affari con te. Sì, ma smetti di rubarmi le cose. Sì,
questo è il mio puppet preferito, adoro le farfalle. Oh mio Dio, si sta comportando come un'angioletta. Oh, ciao, non ti vedo da secoli, come stai? Dai, andiamo a fare una passeggiata. Sì, così! Pensi che potremmo fare il giro del mondo intero? Oh, guarda, bambola, una piscina! Mi piace nuotare! Hai sete? Dovresti bere qualcosa. Com'è, va bene? Oh no, dove è andata? Oh, eccola lì. Non posso credere quanto sia cresciuta dall'ultima volta che l'ho vista. Bambola, non è divertente così. Oh, guarda laggiù. C'è una palla. E anche una buona palla, l'adoro. È rossa e blu. Ehi, torna qui, palla. Smettila di rotolare, voglio giocare con te. Wow, palla, guarda quanto è alto quest'albero. Guarda come sale, è il miglior albero di sempre. Albero, albero, scommetto che posso buttarti giù. Nah, scherzo. Sono totalmente ossessionata da questo libro, ma... Aspetta, dov'è? Dove è andata? Oh no no, è scomparsa, non la vedo da nessuna parte. Ecco la bambola, ma non la lascia mai. Dov'è? Mi scusi? E ciao, scusate, avete visto una ragazzina qui intorno? Eccola, è molto carina. Oh, ci dispiace tanto, non l'abbiamo vista. Dove può essere andata? Oh, il telefono pronto? Eh sì sì, oh mio Dio, grazie mille. Oh, ma dov'è? Angelo mio, mia cara, la mamma ti ha cercato ovunque. Ciao mamma. Oh, grazie mille. Come ha fatto ad avere il mio numero? Per via del braccialetto ho semplicemente chiamato il numero. Oddio, mi ero dimenticata del braccialetto. Ho preso una lenza e delle perline, ci ho aggiunto dei cuori e poi anche il mio numero di telefono. Infine il suo nome e poi altri cuori. Grazie mille per avermi riportato Annie. Buona giornata. Saluta la tua eroina, Annie. Il mio disegno è quasi finito. Questo pennarello è rotto. Forse se lo leggo. Non funziona, che noia! Stupido pennarello, voglio finire il mio disegno. Fa attenzione, mia cara. Provo con rosa. Neanche questo funziona. C'è mancato poco. Adesso basta. Che cosa c'è che non va? Non riesco a finire il mio disegno. I pennarelli non funzionano. È un vero peccato. Chissà se posso fare qualcosa. Ho capito. La mamma sistemerà tutto quanto. Sbrigati. Prenderò una salviettina umidificata e la piegherò di lato. Poi la posizionerò su una striscia di nastro adesivo. Metterò un cotton fioc sulla salviettina e lo arrotolerò. Devo tenere liberi i bordi del cotton fioc. Arrivo fino a sopra il nastro e poi la taglio. Adesso metto qualche goccia di inchiostro colorato sul cotton fioc. La salviettina assorbirà l'inchiostro. Un pennarello facile e veloce. Ecco a te, tesoro. Wow, posso disegnare di nuovo! Grazie, mamma, è fantastico! Adesso disegnerò il sole. È incredibile, mia cara! È così divertente!